Il Messico potrebbe essere colpito nelle prossime ore da nuove violente perturbazioni atmosferiche. Tutto questo mentre il paese non ha ancora finito di contare le vittime, diventate un'ottantina, per le tempeste che da domenica hanno devastato contemporaneamente le coste orientale e occidentale. Il ciclone Manuel, che ha causato inondazioni sulla costa pacifica, sta recuperando forza e si sta dirigendo verso lo stato della Bassa California, nel nord-ovest del Messico. Inoltre, secondo i meteorologi, un'altra depressione tropicale è molto probabile che diventi un ciclone e colpisca la penisola dello Yucatan. Gli straripamenti hanno portato i coccodrilli nei centri abitati, anche ad Acapulco, la città che ha pagato il prezzo più alto delle inondazioni. Dove restano ancora isolati residenti e turisti che hanno accesso con fatica a cibo e acqua potabile. La disperazione ha spinto migliaia di persone a prendere d'assalto un centro commerciale.